Buonasera a tutti, qui è Ricione Monica del blog Il Graffio. Abbiamo ospite d'onore l'autore del libro Radice e Sangue, il dottor Gianni Pesce. E in esclusiva un'intervista per noi. Vi presento dottor Gianni Pesce. E, dottore, che cosa l'ha portato a scrivere le sue esperienze? Allora, prima è stato un caso. Non lo racconto, è abbastanza lungo. Comunque ero abbastanza arrabbiato per qualcosa, ero nella mia barca, la vecchissima barca, però ancorata in porto. E invece di buttare a mare la persona che mi aveva fatto arrabbiare, sono andato nella cabina del navigatore, c'era il brogliaccio lì e io ho cominciato a scrivere, sono stato 2 ore a scrivere senza sapere nemmeno cosa scrivevo. Poi è passata questa cosa, dopo giorni sono tornato in barca, ho rivisto quello che avevo scritto, ho detto ma tutto sommato non è male. Allora diamogli seguito e sono andato avanti così. Così è nato il primo libro che poi in proseguo ho scritto pensando di raccontare ai miei figli, che sono abbastanza tra l'altro, quello che mi era successo, quello che avevo fatto e che non valeva la pena che sparisse così, solo per i figli. Dopodiché, finito il primo libro, è andato avanti come a macchia d'olio, cioè Tizio l'ha detto a Caio, Caio ha detto a Semproni, hanno cominciato le richieste di questo libro, che io ho cominciato a scrivere, a battere, a casa, con una stampante laser, costruendo i libri che poi dopo venivano dati. Il successo di questo primo libro, come richieste, ha fatto sì che io continuassi a scrivere, ma non solo. Mi sono reso conto che non scrivevo solo per i miei figli. Scrivevo perché certe esperienze fatte in 30 anni di polizia valeva la pena farle sapere a gente che certe cose nemmeno le sfiorava con la mente. E così sono andato avanti con un'importanza crescente, passando da quello che era un semplice racconto storico a indagini che invece sono arrivate, come nell'ultimo libro, ad una fase drammatica della mia carriera e a una fine tragica di quelli che hanno lavorato insieme a me. La seconda domanda che le volevo fare era questa. Che sentimento ha provato nel conoscere Falcone, Chinnici e soprattutto l'amicizia che aveva con Cassarà? Una bella domanda, perché tutti e tre sono tre eroi, partiamo da questo. Tutti e tre sono persone eccezionali che hanno dato la vita per lo Stato, hanno creduto in quello che hanno fatto e sapevano di essere in pericolo. Però c'è questo, la persona che io tiro fuori e ricordo con maggiore simpatia è quella di Ninni Cassarà, il quale Ninni Cassarà ha fatto immediatamente una diagnosi quando gli ho parlato della mia inchiesta a Palermo. È stato sicuro che noi tutti saremmo stati uccisi, perché i nomi che stavo facendo erano micidiali, erano di estrema importanza. Nonostante ciò l'ha fatto con una calma e con una tranquillità, parlando della sua sicura morte per una cosa di questo genere, che mi è rimasto nella mente. Tra l'altro era un personaggio elegantissimo, teneva molto all'eleganza, parlava un ottimo italiano e aveva tutti i vantaggi che hanno i siciliani senza riscontargliene nessuno. Per cui nella mia mente rimane come il personaggio chiave di tutta questa vicenda. È chiaro che Falcone, dall'alto del suo essere giudice istruttore, è quello che ha dato il maggior impulso giudiziario a tutta la vicenda. Con Falcone, dal punto di vista operativo, non ho mai avuto grossi problemi, tranne il fatto che la sua cultura e il suo essere siciliano era molto pronunciato e quindi aveva molte allusioni, certe cose devono essere capite al volo senza essere dette, aveva delle strategie che erano diverse dalle mie, il mio modo operativo era diverso, io sono nelle mie cose molto diretto, dico una cosa e quella cosa rimane e quella cosa è quella che vale.
Invece mi sono trovato con una persona che era molto riflessiva e molto riservata nel suo pensiero. Questo ovviamente è stato un vantaggio, perché poi alla fine ha vinto lui col maxi processo. Però c'è stata qualche differenza nel modo di interpretare la funzione e quindi il lavoro che noi facevamo. Nel libro di Radice e Sangue c'è un passaggio tra la Cosa Nostra, l'ambire del terzo livello. In tutta questa struttura di mele marce che stanno al di sopra delle istituzioni, a che livello si può piazzare la massoneria? Allora, per quanto mi riguarda, tutte le volte che ho incontrato, non la massoneria in generale, ma dei singoli massoni che sono capitati nelle mie inchieste, ho visto soltanto due cose: l'ambizione del potere per fare denaro e il denaro per avere il potere. Questi sono un binomio inscindibile per tutti quelli che ho inquisito e che facevano parte di questa struttura. Questo significa che ne ho trovati anche in collusione col sistema mafioso. In particolare, io nel mio libro parlo di una riscoperta di un ordine cavalleresco morto subito dopo la prima crociata, cioè dopo che è stata perduta Gerusalemme. Non aveva più motivo l'ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro, perché il Santo Sepolcro era stato perduto. Di questi cavalieri alcuni sono confluiti in altri ordini, altri se ne sono tornati a casa. In pratica da allora quest'ordine è sparito. È stato resuscitato, guarda caso, da un tale conte o barone Cassina, roba di questo genere, che non so come ha riscoperto gli stemmi dell'antico ordine e ha cominciato a nominare cavalieri di questo ordine vari personaggi, in cui sono stati erano contenuti anche rappresentanti dello Stato, rappresentanti della massoneria, rappresentanti degli industriali collusi con Cosa Nostra e puri e semplici mafiosi. Tutto questo avveniva nel Duomo di Monreale, col consenso di chi era titolare di quel Duomo, e cioè dell'arcivescovo di Monreale. Ora, in tutta questa vicenda, tutte le volte che mi è capitato, anche in altre inchieste, l'essere massoni significava avere questi due fini: fare denaro per acquisire potere, avere potere per fare denaro. Altro non ne ho trovato. Devo dire che hanno tentato anche un aggancio con me, cioè mi hanno mandato uno che si diceva mio amico, per dire che c'erano delle persone interessate, guarda caso, al fatto che io mi interessassi di loro, e se c'era da fare amicizie erano le pedine giuste che avrei potuto muovere. Quindi hanno tentato anche con me. Perché? Perché un funzionario di polizia ha un certo potere. Quindi torniamo a quel binomio: potere per fare denaro e denaro per acquisire potere. Allora, tra benissimo. Allora, tra legalità e moralità, che consiglio darebbe ai cittadini, oppure come essi si potrebbero attivare per poter riuscire ad aiutare a cambiare il sistema? Allora, come ho detto, secondo me non c'è legalità disgiunta da un sistema morale ben preciso. Il sistema morale è all'interno di ciascun individuo e ha delle molle particolari: l'educazione, l'esempio e l'ambiente. Queste cose fanno sì che questa specie di software entri in quel computer che è il nostro cervello e quindi faccia parte della nostra personalità. La moralità, il sistema morale, ha un'antichità molto lunga, ha molto spazio nel tempo a sua disposizione per crearsi e raffinarsi. E non riguarda soltanto l'uomo, riguarda tutto ciò che è animale e forse anche quello che è vegetale.
e cioè la natura ha avuto a disposizione 2 miliardi di anni per elaborare un sistema attraverso il quale le varie specie possano sopravvivere, perché questo è l'essenziale. Questo sistema per sopravvivere è un sistema morale. I lupi hanno un sistema morale, riconoscono un capo, hanno una certa gerarchia, ottengono certi risultati perché hanno un sistema morale. Questo appunto riguarda anche l'uomo. L'uomo ha avuto 4 milioni di anni per elaborare il suo di sistema morale. E che cosa succede? Se non c'è questo sistema morale che viene risuscitato in noi, la legalità può essere pure un pericolo. L'ultima domanda. Che consiglio darebbe ai giovani ai giorni nostri? Allora, di aprire gli occhi e di sentire quello che uno dice. Io ho fatto, su richiesta di una maestra elementare, una lezione a ragazzini su questo tema, sulla legalità, a ragazzini della scuola elementare. Ho trovato, stranamente, una cosa che era da una parte carina, simpatica, dall'altra parte faceva pensare, i ragazzini si interessavano. Quando tu gli dicevi, ma tu stai accanto a quell'altro, se gli dai di gomito, poi gli dà gomito anche a te, questo che significa? Che c'è una regola, non diamoci di gomito. Se tu c'hai una penna e quell'altro te la frega, a te fa piacere? Ecco, sulla base di questo tu puoi fare un discorso con chiunque su quello che è il sistema morale. Il problema è che questo sistema morale oggi, dalla struttura di cui noi abbiamo parlato, e cioè da un uso criminale del potere e da classi dirigenti che non si sono meritati questa dirigenza, si è piano piano assopito in ognuno di noi il sistema morale. Se ognuno di noi, e quindi giovane, non ritrova in sé un sistema morale, questo tipo di società è in declino e finirà. Allora, per oggi abbiamo finito, ci rivediamo la prossima volta con un'altra presentazione di un nuovo libro e sempre se avremo l'onore di avere con noi il dottor Gianni Pesce. Grazie a tutti e buona serata.